Un messaggio breve, ma che sia spunto di riflessione, sulla figura di San Giuseppe e sulla cura della famiglia. L'iniziativa degli uffici pastorali regionali prende spunto dalla lettera Patris Corde, scritta da Papa Francesco in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa universale. Raccoglie poi l'invito del pontefice che ha voluto che questo fosse l'anno della famiglia, con inizio il 19 marzo, che è appunto la festa di San Giuseppe, e fine il 26 giugno 2022, in occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie. Ecco perché allora l'ufficio di pastorale familiare regionale ha desiderato mettere insieme le due cose. Giuseppe, possiamo dire d'altra parte, era colui che ha custodito la Santa Famiglia di Nazareth, costituita da lui, da Maria e da Gesù. Il progetto degli uffici della famiglia Liguri sarà nel concreto un breve messaggio tratto dalla Patris Corde, condiviso attraverso i canali social e il sito internet della diocesi. Uno ogni mercoledì fino al 19 marzo. Le abbiamo messe lì, le mettiamo lì settimana dopo settimana, cominciando da questo mercoledì fino al 19 marzo, proprio per stimolare la nostra comunità diocesana e poi tutte le comunità diocesane della Liguria, per stimolare dunque la nostra regione alla memoria di San Giuseppe e quindi anche in San Giuseppe all'amore alla famiglia. San Giuseppe è una figura discreta, a volte lasciata colpevolmente un po' da parte dai fedeli. Sono tanti gli insegnamenti che si possono ricavare dalla sua storia. Ricordarci dunque della fede, della fiducia in questo Padre, della fiducia in Dio. E il Papa nel primo capitolo chiama Giuseppe Padre amato. E Giuseppe dunque ci ricorda che Dio ci ama. E poi, proprio in questo tempo, no? E poi Padre della tenerezza, quindi che Dio ha tenerezza per noi suoi figli, che si prende cura di noi, di non aver paura, perché non siamo soli, perché in questo momento, in questo anno e nel tempo che verrà ancora, noi non siamo soli.